Buonasera a tutti voi che ci seguite, sia in diretta che poi nell'online, nell'on demand in particolare. Oggi 14 dicembre, iniziamo con la virgola del direttore come di consueto. Oggi una virgola con collegamento in diretta con Mario Saderini, segretario di Radicali Italiani. È una virgola inconsueta con questo diciamo collegamento. E ringraziamo intanto Mario Saderini di essere venuto oggi. Questa è la prima volta su Liberi.tv e appunto è qui presente Mario perché Casa Radicale è insomma scaturita una decisione importante. Già sulla rete è presente e cerchiamo di diffondere il più possibile su internet, e quindi darei subito la parola a Mario per poi magari fare qualche commento successivamente. A te Mario. Ma si tratta di una proposta. Al termine di una serie di riunioni d'area abbiamo, Marco Pannella ha avanzato una proposta, quella di promuovere o sostenere delle liste di laici, liberali, radicali, socialisti e ecologisti con il simbolo della rosa nel pugno. Cosa significa? Significa che adesso questa proposta, che è appunto di promuovere una iniziativa di questo tipo, un'iniziativa politica elettorale, aspettiamo adesso in queste ore, ci stiamo consultando come gli altri soggetti costituenti. Io adesso abbiamo mandato con Michele De Lucia alla direzione Radicali Italiani, che è diciamo il gruppo di persone che possiamo più rapidamente contattare per avere una consultazione, mettiamola così, anche se veloce e informale, rispetto ad una proposta che potrebbe avere un respiro, credo, molto importante. Si tratta di aver preso atto anche di quanto abbiamo discusso in questi giorni nelle nostre riunioni, a partire da cosa? A partire da una situazione in cui abbiamo una società italiana che continua a vivere in un gap tra quelle che sono da una parte le leggi scritte e quelle che sono dall'altra invece le pratiche da parte delle istituzioni. Una situazione che quindi mette quanto più anche rispetto al passato in una situazione di inagibilità democratica, rispetto alla quale come radicali in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, tra iniziative non violente e denunce, azioni politiche, abbiamo cercato di inserire alcune crepe in modo da poter rimuovere quegli ostacoli o parte di quegli ostacoli che oggi limitano in maniera forte, anzi, quasi assoluta, i diritti all'elettorato attivo e passivo. Quindi il tentativo è stato nostro in questi giorni di riuscire ad aprire dei varchi per tutti. E quindi poi eventualmente anche per i radicali nella forma di presentazione che abbiamo immaginato di poter avere, e oggi possiamo dire che se queste prime crepe che si stanno aprendo, e prime crepe, attenzione, parliamo di un percorso che è comunque quello della campagna elettorale, quello della stessa raccolta firme, quello della conquista di spazi di confronto e di contraddittorio, che è un percorso che rimane a ostacoli e che noi speriamo di riuscire a rimuovere questi ostacoli, e lanciamo questa proposta. Marco Pannella l'ha avanzata con Michele De Lucia come Radicali Italiani. Adesso finiamo di, infatti, mentre parlo con voi, stanno arrivando anche altre risposte via mail. Ci siamo sentiti per telefono con gli altri compagni come prima consultazione per poter intanto dare un via libera. Un via libera ad una proposta che è una proposta politica. Qual è il senso? Io credo che come nel 2005, quando Radicali Italiani fu promotore della rosa nel pugno, ancora oggi abbiamo una situazione in cui l'urgenza è quella di una strategia complessiva di riforme economiche, sociali, che permettano in qualche modo, da una parte sul fronte dei diritti civili, dall'altro sul fronte della giustizia, sul fronte delle lotte e del superamento di quei proibizionismi, dalla droga alla prostituzione all'immigrazione, di dare quella scossa che cercammo di dare al nostro paese non solo nel 2006 con l'esperienza della rosa nel pugno. Ecco, tutto questo sapendo che la questione principale è quella di riuscire passo dopo passo a sconfiggere, a battere diciamo quegli sbarramenti antidemocratici che sono sotto gli occhi di tutto, che hanno coinvolto in questi giorni il Movimento 5 Stelle, come chiunque si volesse presentare, in una situazione in cui, lasciatemelo dire,
c'è una grossa anomalia. L'anomalia è quella dell'Italia rispetto ai processi della democrazia così come sono conosciuti e si sono affermati. Insomma, da una parte abbiamo il tentativo di abbattere questi sbarramenti antidemocratici e di condizionare ovviamente rispetto a questo obiettivo anche la possibilità di intraprendere un'iniziativa poi politica che oggi cerchiamo di lanciare aprendola. Sia chiaro, non parliamo ai socialisti, ai liberali, agli ecologisti, ai laici o ai radicali in quanto tali. Si tratta di riuscire a verificare in queste ore, nelle prossime ore, se c'è una risposta a questa nostra proposta che adesso ufficializzeremo credo anche domani in base a quello che è stata che sarà l'esito della consultazione che stiamo avendo. Però appunto ho avuto piacere quando mi hai chiesto di intervenire in questa vostra trasmissione, che so che comunque è seguita anche da molti militanti radicali, e per poter ecco, spiegare in tempo reale quello che sta accadendo, una proposta rispetto alla quale cerchiamo di verificare le risposte innanzitutto all'interno, al nostro interno, e poi speriamo risposte all'esterno, che oggi come allora potrebbero in contesti diversi, in situazioni sicuramente ancora più difficili, riservarci delle sorprese. Noi vogliamo provarci, ecco, non vogliamo rinunciare al tentativo di offrire agli italiani quello che i radicali sono riusciti anche attraverso le elezioni a offrire in tutti questi anni. Mario, so che tu avrai molto da fare, quindi rapidamente ti faccio soltanto una domanda. Dalle prime, diciamo, visioni dei vari siti e sulla rete, insomma, le reazioni mi sembrano buone, soprattutto ovviamente per quanto riguarda i siti frequentati da radicali, molto entusiasmo. Ovviamente, essendo un work in progress, si parla anche di raccolta firme. Ad oggi, sai dirci più o meno qual è la mole di lavoro? Cioè, praticamente sappiamo quante firme vanno raccolte per poter presentare una lista dove perlomeno compaia il termine radicali, che in qualche modo possa anche far fare uno scatto d'orgoglio, un ritorno anche magari a chi ha votato in passato radicale e poi non l'ha più votato, anche forse perché non vedeva più magari il simbolo, la rosa nel pugno, insomma un simbolo evocativo. Quante firme servono? Allora, la questione è proprio questa. Noi da settimane abbiamo, in questa settimana in particolare, abbiamo cercato di rendere evidente quello che è lo scandalo, che per una volta non sono solo i radicali ma anche gli altri a gridare, a avvertire, cioè quello di una situazione in cui l'onere della raccolta firme nel nostro paese è diventato uno strumento per impedire l'accesso alle elezioni di chi non sta nel recinto partitocratico, cioè chi è esentato e può fare quello che vuole fino all'ultimo giorno, e tutti gli altri devono raccogliere le firme. Questo può anche andare bene, ma lo devono fare in condizioni impossibili, cioè senza autenticatori, con numeri sproporzionati, e da adesso praticamente in poche settimane. Allora la situazione è questa, è tutto nell'incertezza, se non con un elemento nuovo rispetto ai giorni passati, cioè quello che lo scandalo così come è emerso sta ponendo le stesse istituzioni. È intervenuto il presidente Napolitano, sappiamo che il Consiglio dei Ministri sta valutando e verificando qual è la situazione di, diciamo così, di riparazione che noi chiediamo che chi deve trovarsi a poche settimane dal voto in una situazione di massima difficoltà nella raccolta firme debba avere delle riparazioni, oltre che semplicemente della rimozione degli ostacoli. Quindi ci potrebbe essere un intervento su questo a livello anche legislativo che possa modificare. Attualmente, qualora si dovessero rispettare i termini di scadenza della legislatura, bisognerebbe raccogliere praticamente 120.000 firme in tutta Italia, che sono un'impresa sicuramente temeraria e potrei dire ad oggi sicuramente impossibile se dovessimo farlo in questi giorni con la neve in 3 settimane. Qualora invece fosse mantenuta comunque la data molto anticipata delle elezioni e quindi si ritenesse a livello istituzionale che questo è un ostacolo evidente che viene frapposto al diritto dei cittadini di scegliere chi votare, si potrebbe scegliere, si parla di dimezzamento, la riduzione a un quarto. In quel caso si potrebbe arrivare a cifre che possono ovviamente con sforzi enormi essere comunque tentate perlomeno
di essere raccolto, sfidando ancora una volta le istituzioni anche a non rassegnandoci al fatto che gli autenticatori non vengono forniti. Ci potrebbe anche essere l'introduzione, questo è un auspicio che io faccio, non so quanto possa essere ripreso, di metodi diversi rispetto all'accesso alle elezioni, rispetto al semplice raccolta firme. Diciamolo, il sistema della raccolta firme aveva un senso, diciamolo, il sistema della raccolta firme aveva un senso, diciamolo, di massa con le sezioni in tutto il territorio, e già allora erano dei problemi. Oggi avrebbe senso se uno potesse firmare online. Se uno potesse firmare online con firma digitale o altro, non ci sarebbero problemi a dimostrare chi sono le forze politiche che hanno una rappresentatività sociale oppure no. Oggi però questo è un sistema che si rivela esclusivamente una trappola, e allora si può introdurre sistemi della cauzione, criteri di esenzione di un certo tipo, o appunto sistemi come accade in anglosassone. Io non so se avranno questa lungimiranza le istituzioni che stanno studiando. Noi tentiamo di offrire la nostra esperienza e il tentativo, quindi questa è un po' la situazione, e anche questa la vivremo in corsa. Però se si aprissero delle crepe su quel fronte, credo che bisognerebbe farsi trovare pronti perlomeno a provarci, e a provarci sapendo che l'impresa non è di quelle impossibili, ma di quelle che si può magari fare con qualche miracolo. Mercedini, ti ringraziamo per questo scoop che ci puoi aver dato, che ci hai dato in questa occasione su Libri.tv. Noi come Web TV ovviamente siamo disponibili a tutto quanto alla collaborazione, come possiamo, sul web, per diffondere, diciamo, questa chiamata alle armi, se così possiamo dire, armi chiaramente non violente. Ti lasciamo al tuo lavoro, immagino che a Torre Argentina ci sia un certo fermento. Grazie ancora per questo collegamento e spero a presto. Grazie Mario.